Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo Open Day di Everest Academy Lugano. Sono Marco Meschini, direttore del liceo, ho il piacere di accompagnarvi in questo tour di circa un'ora e quarta, un quarto, un'ora e mezza, in base a come andrà, anche sulla base delle vostre domande che potrete fare durante la diretta e poi alla fine verranno tutte raccolte per la discussione comune. E diretta che è disponibile su diverse piattaforme, naturalmente il nostro sito internet www.everestlugano.ch, il nostro canale YouTube, Facebook, eh, LinkedIn e anche Instagram. Dunque abbiamo veramente ampia possibilità di partecipare a quella che è una presentazione eh, nuova, perché ogni volta cerchiamo di rinnovare il modo in cui raccontiamo Everest Academy. Ed è dun giunto dunque il momento di. Cominciare a entrare in Medias Res come, come si dice e prima di tutto cerchiamo di dire in estrema sintesi che cos'è Everest Academy, che cos'è il nostro liceo. L'anno scorso abbiamo cominciato a raccontare una delle caratteristiche principali di Academy, la fusione tra tradizione didattica ed educativa e innovazione. Ma ci sono molti altri aspetti di Academy assolutamente rilevanti, per esempio e anzi direi soprattutto la eh, relazione che si instaura tra i nostri docenti e i nostri studenti, come stiamo cercando appunto di raccontare con i nuovi visual di quest'anno e che raccontano il percorso di crescita delle persone, dei ragazzi, accompagnati nei momenti di difficoltà, come naturalmente è la pandemia che stiamo tutti vivendo e che ha segnato in profondità il mondo della formazione e dell'educazione affrontarlo insieme è diverso e dunque proviamo a dirci che cosa vuol dire con Academy affrontare formazione ed educazione nel nostro contesto. Academy è un liceo privato, misto, che prepara gli studenti alla maturità federale svizzera, cioè a livello più alto di preparazione a livello liceale in Ticino e in Svizzera. Se dovessimo raccontare con poche parole che cosa significa Everest, Beh, anzitutto diciamo che la formazione che noi proponiamo è una formazione equilibrata, integrata. Abbiamo quattro ambiti disciplinari, scienze linguistiche, matematiche e umanistiche, con quattro materie ciascuna. Questo ci consente di dare una apertura successiva agli studi eh, liceali molto aperta. Ancora, lo dicevamo già prima, Everest è tradizione e innovazione. Ci tornerò a... Ogni tecnologia, da quella tradizionale a quella più innovativa, è buona se usata sapientemente in vista degli obiettivi didattici e formativi che eh, ogni realtà si propone. E dunque tecnologia al top per ogni obiettivo. Un terzo punto chiave è il numero di studenti che contraddistingue le nostre aule. 12 studenti per anno è il nostro obiettivo e lo capiamo subito. Mentre normalmente in altri contesti la relazione tra docente e studenti è di 1 a 20, 22, 24, addirittura 30 e più, il rapporto tra 1 e 12 cambia completamente la natura, la natura di questi rapporti, nel senso che li rende più stretti, più forti. Non solo numeri, ridotti, ma anche selezionati, ma anche una relazione forte interpersonale di coaching su cui torneremo più tardi e dunque i nostri studenti sono visti e trattati come persone e non come numeri. Lo sentiremo dalle loro voci eh, più tardi direttamente. Bene. Abbiamo cominciato ad accennare alcuni tratti fondamentali, torniamo sulla dimensione del piano degli studi quando uno studente soprattutto penso ai futuri primini, quelli che escono dalle medie, deve scegliere una formazione, deve un po' guardare qual è l'offerta formativa. Dicevamo tre ambiti disciplinari: scienze linguistiche, matematiche e umanistiche. Per le lingue, abbiamo italiano, naturalmente, madrelingua, inglese, tedesco, cioè la seconda lingua nazionale svizzera, e eh, spagnolo. Per le matematiche, matematica, fisica, chimica e biologia. Per le umanistiche, storia, geografia, arti visive, economia e diritto. Una materia propria di academy, antropologia e infine, naturalmente, esiste anche il LAM, cosiddetto il lavoro di maturità, una tesina finale. È un percorso tipico eh, svizzero, dunque quadriennale, e che, come ben vediamo, equilibra la formazione, consente di davvero tenersi ogni strada futura aperta. I nostri studenti tipicamente dopo academy vanno all'università a studiare. Eh, economia e commercio, vanno a studiare ingegneria, vanno a studiare medicina, qualcuno ha anche lettere, più rari, ma ci sono anch'essi, e insomma un po' tutte le facoltà possibili. Ricordiamo anche che la maturità federale e il diploma è rilasciato direttamente dalla Confederazione e dunque è assolutamente valido e spendibile in tutta la Confederazione e naturalmente anche a livello internazionale in tutti i paesi europei ed extraeuropei. Tornando al nostro piano degli studi, in vista degli esami che si svolgono in terza e quarta, li vediamo con i simboli appunto sotto l'anno in corrispondenza, alcune materie 6 vengono esaminate in terza, le restanti in quarta. Tuttavia Academy propone esami di passaggio dell'anno dal primo al secondo e dal secondo al terzo in tutte le materie appunto per il ciclo interno, i primi due anni. Questo per preparare adeguatamente i nostri studenti a una sfida impegnativa, come sono gli esami di maturità federale, e che dunque bisogna essere proprio pronti a, ad affrontare. Avremo poi notato che alcune materie sono fondamentali, cioè sono quelle che non possono essere toccate, altre, in particolare spagnolo, la cosiddetta opzione specifica, ed economia di diritto, opzione complementare, sono invece con un asterisco e dunque sono. Eh, personalizzabili, si può discutere con la direzione per sostituire queste materie con altre che profilino ulteriormente il percorso di ciascuno studente. Naturalmente sono offerte extra eh, lo standard di Academy. Per quanto riguarda lo standard di Academy, vorrei oggi fare anche un piccolo affondo sulle nostre scale di valutazione. Le abbiamo costruite sviluppando molta esperienza in questo campo, Academy è del 2011, quindi abbiamo un decennio oramai di, eh, di storia alle spalle, e le note, le note in scala 1 a 6, che sono tipiche del nostro, del nostro contesto, le abbiamo distinte tra la prima e la seconda, la terza e la quarta, disegnando questa scala. Dall'1, praticamente impossibile da prendere perché è uno 0%, fino al 6, che si raggiunge sia in tutti gli anni con il 96%, Academy dà una comunicazione estremamente precisa ed estremamente chiara ai nostri studenti su ciò che è la loro performance di volta in volta nelle verifiche intermedie durante l'anno e naturalmente anche negli esami finali. Per esempio, in prima e seconda, come vediamo, il 4 si raggiunge con il 60% dei punti naturalmente per ogni verifica, per ogni materia, il che significa che se io prendo il 59% non sono tecnicamente ancora... Al 4 sono un tre e mezzo molto alto. La comunicazione della percentuale ci permette, però, di dire con precisione dove si colloca lo studente ed evitare tutte quelle ambiguità un po' tipiche che ci sono nella comunicazione con il terzo soggetto del triangolo educativo e formativo, e cioè la famiglia. Quando lo studente dice Ma era 4, è 4, no, ma è tre e mezzo, quasi 4. Mamma fidati davvero, mancava pochissimo. Eh, nel momento in cui la comunicazione è chiara, precisissima, alla nota percentuale, non c'è ambiguità possibile. E in effetti il nostro sistema di comunicazione istantanea tra tutti gli attori del eh, processo, in particolare eh, la disponibilità di tutte le informazioni online eh, a portata di clic per studenti, famiglie, consente di avere una triangolazione sempre perfetta di comunicazione. Questo è un esempio della nostra piattaforma. Lo studente riceve all'inizio del primo anno un unico link che lo seguirà per tutto il percorso. E per esempio per quanto riguarda le note, vediamo qui uno screenshot di come si presentano il progressivo delle note, qui solo parziale, vediamo il, il, la sintesi per le eh, tre aree, linguistica, matematica e umanistica. E poi i dettagli, perché quelli, quel 4,5 di italiano che vediamo in alto a sinistra, in realtà si compone di due note: un 5,5 e un 5. Quindi abbiamo una chiara indicazione di come sta andando proprio il percorso, con poi la data, le percentuali di cui parlavo, eccetera. Questa, tra l'altro, è una scheda realistica, nel senso che appartiene a un nostro studente per motivi evidenti di privacy, abbiamo tolto il nome e eh, qui c'è un inciampo chiaro, quella fisica eh, 3, che bisognerà recuperare, ma siamo molto fiduciosi, visto che è uno studente che va molto bene, come testimoniano le altre note. Bene, ehm, questo solo per provare a raccontare come a livello proprio di, di vista specifica, precisa, mirata, Academy riesce a lavorare con i suoi studenti, ma è solo veramente uno degli aspetti. Mh, Tornando a una dimensione già accennata, che è quella della relazione interpersonale, qui la relazione di coaching è veramente un altro dei pilastri della nostra realtà. Il coaching è una realtà uno a uno tra i nostri ragazzi, i nostri docenti, qui per esempio vediamo Giacomo, Giacomo Volpi, docente di italiano e non solo, oggi in regia, lo ringrazio per tutto il lavoro che, che ha profuso per questo, per questo nostro eh, evento. Che dialoga con Elisa, una nostra brillante studentessa uscita l'anno scorso da Academy. Ma per parlare più approfonditamente del coaching, chiedo ad Alessandro Brugnoni, co-direttore con me di Everest, di spiegarci di cosa si tratta. Grazie, Marco. Buongiorno a tutti. Sono Alessandro Brugnoni, co-direttore di Everest Academy, docente di tedesco e responsabile del coaching. Chi è il coach? Il coach è un docente di Everest che instaura con il proprio studente, il proprio coach, un rapporto di fiducia. Qual è l'obiettivo? È potenziare al massimo le capacità del ragazzo o della ragazza. Come avviene la scelta del coach? I ragazzi all'inizio dell'anno scolastico incominciano a conoscere i propri docenti. E chiedono alla direzione di poter essere seguiti da un coach. La direzione poi assegna ad ogni studente e a ogni studentessa un coach. Qual è la regolarità degli incontri? Direi generalmente è una volta al mese, ma il coach è sempre disponibile. Quindi il ragazzo può chiedere eh, naturalmente un incontro di coach. Quali sono le aree? Possiamo indicare quattro macro aree in cui si lavora nel coaching. La prima è la scuola, quindi come vanno le verifiche, come va lo studio, eh, una programmazione personale del tempo, poi c'è tutto l'ambito degli amicizie, la persona come tale e la famiglia. Proprio con la famiglia il coach instaura anche una collaborazione regolare. Durante l'anno si organizzano degli incontri tra famiglia, coach e studente o studentessa. Ecco, questo è il coaching di Everest Academy. Grazie a tutti, a te la linea Marco. Bene, grazie Alessandro. Come ha ben spiegato Alessandro Brugnoni, docente di tedesco, è eh, il coaching un tratto veramente fondamentale di Everest Academy. E ogni scuola si fa... Sulle relazioni interpersonali. E il coaching è questo strumento d'utile, veramente, veramente come posso dire, che si adatta. Ecco, che si adatta alle situazioni, sa dialogare con i nostri ragazzi e le nostre ragazze. È veramente prezioso. E crea quel clima di fiducia, di serenità che contraddistingue il nostro liceo. Ma torniamo a un altro dei pilastri di Academy e in particolare a questa fusione tra tradizione e innovazione. Qui salutiamo. Dante, in particolare il, il paradiso della commedia, che è, come tutti noi soffre un po' di questa, di questa pandemia, ma lo, so, lo solo, come dire, pazienza, no? soffrendo, eh, affronta il percorso, ma naturalmente lo supera e lo redime. Tecnologia tradizionale, perché il libro fa eccellentemente ciò che deve fare, ma non gli si può chiedere di fare di tutto. Ecco perché... Abbiamo integrato, oltre alla tradizione, anche la migliore innovazione tecnologica nelle nostre aule, nella quotidianità del nostro vissuto. Che cosa intendo? Intendo proprio una profusione di soluzioni software, come vediamo sintetizzate su questa slide. Eh, non vi ci soffermo, altrimenti mh, prenderemo troppo tempo, ma non solo soluzioni offerte da piattaforme terze, Google, Apple, Moodle, eccetera, ma anche e soprattutto ciò che produce Everest Academy. Sto parlando di oltre 250 presentazioni animate, che significa argomenti di insegnamento e di studio che sono disegnati visivamente per i nostri studenti, per un totale di oltre 3.500 slide, più di 300 video, anche video interattivi, più di 150 e-book più di 200 test interattivi su Moodle, la nostra piattaforma di learning su cui tornerò tra breve, per un totale di oltre 3.000 domande con risposta che i nostri docenti hanno preparato per i nostri studenti, ovviamente su tutto l'arco delle materie che ricordavo prima. Il totale, permettetemi di dirlo, è wow. Non esiste sul nostro territorio e... Sono sicuro di non sbagliare, anche in contesto nazionale e internazionale, un liceo che abbia questo, questo know-how, questa, 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 riserva, questa riserva strategica di materiali, tutti pensati ad hoc per il percorso che i nostri studenti devono fare, come il nostro. E non solo, si sono appena giunti anche gli E-Lab cioè laboratori interattivi, naturalmente multimediali, sempre tramite internet a disposizione. Ne parleremo un'altra volta. E quando parlo di design intendo proprio un approccio visivo alla conoscenza, e non solo ai dati e alle informazioni, ma proprio alla conoscenza, che è il livello più alto a cui una scuola deve tendere. Conoscenza visiva che viene insegnata ai nostri docenti che vengono formati per imparare a disegnare slide come quelle che molto in sintesi vediamo qui sulle nostre slide. E dimenticatevi gli orribili PowerPoint a sfondo improponibile con uh, troppo testo, eccetera. No, ogni slide è pensata, disegnata, equilibrata per essere efficiente ed efficace al contempo. Naturalmente i nostri studenti sono veramente entusiasti di questo. E eh, uno di loro recentemente diceva: Prof, sono all'università che, che nostalgia le slide dell'Everest. E le slide dell'Everest sono solo uno eh, degli strumenti, dei materiali che realizziamo quotidianamente per i nostri ragazzi. Quando parlavo di piattaforme e learning, mi riferivo a Moodle, che è uno degli grandi standard internazionali a livello universitario, poi anche a livello più basso, come sono le scuole superiori dove ci collochiamo noi. Eh, la differenza tra avere Moodle e sapere cosa farci di Moodle è significativa, io credo. In questo momento Everest Academy ha circa il 70% dei materiali online e quindi i materiali sono a portata di clic, a portata di iPad. Ogni studente riceve un iPad incomodato d'uso, incluso nella quota annuale di iscrizione. E dunque ha sempre accesso a tutta questa straordinaria eh, panoplia direi proprio di materiali che costruiamo ad hoc per loro e, ipad che questo a beneficio degli studenti e delle famiglie ipad che è controllato integralmente dalla scuola insomma è uno strumento professionale non per la distrazione ma per la formazione e, Direi che forse per raccontare in estrema sintesi che cosa vuol dire fondere eh, tutti questi elementi nel nostro contesto scolastico, chi meglio della RSI, Radio Televisione della Svizzera Italiana, può dirlo in un minuto di racconto come ha fatto ormai eh, circa un anno e mezzo fa quando è venuta a trovarci. In realtà poi alcune cose sono già superate, ancora migliorate, ma direi che possiamo ascoltare quello che già loro hanno visto più di un anno fa. Prego. Computer, tablet, reti wifi. Viviamo nell'era digitale, ma la scuola ticinese non è sempre al passo coi tempi. Qui siamo al Liceo Everest di Lugano, la prima scuola digitalizzata in Ticino. Otto anni fa entravano in classe i primi iPad. Oggi i docenti fanno lezione su video wall e gli alunni indossano queste visiere per sperimentare con la realtà virtuale quanto appreso. Un'eccellenza che necessita di non poche risorse. E non poche risorse, 47 milioni di franchi, sono appena state stanziate dal Parlamento per l'informatizzazione delle scuole. È giunto il momento di raccontare lo spazio di Everest Academy, proprio dove viviamo, dove, dove lavoriamo. E lo spazio è fondamentale. Entrare in una scuola bella ordinata, pulita naturalmente, ma soprattutto pensata con certi criteri, io credo davvero che possa fare la differenza. Beh, la nostra scuola è concepita così. Eh, innanzitutto devo dire che quando si passa su Via Landriani, che è la sede appunto in centro Lugano tra il Parco Ciani e l'Istituto Elvetico, per capirci, quando si passa davanti alla nostra sede tutti intravedono solo una piccola porzione. Questa slide ci mostra come in realtà il corpo interno di Academy sia veramente molto sviluppato e soprattutto l'interno di Academy è stato ripensato e ridisegnato. In questa foto vediamo un piccolo insight di un'aula con una delle grandi novità didattiche introdotte da Everest Academy, cioè l'isola. Le nostre lezioni si svolgono tutte attorno a un'isola centrale dove la relazione tra docente e studenti è veramente importante potenziata in maniera straordinaria. Non esiste il primo banco e l'ultimo banco. Siamo tutti intorno allo stesso spazio di lavoro. Ma per capire meglio che cosa è Academy, chiedo alla professoressa Natalie Moreno Carpintero, nostra docente di spagnolo, di guidarci in un breve tour. Buongiorno a tutti, benvenuti all'Everest Academy Logano. Io sono la professoressa di spagnolo, mi chiamo Natalia Moreno e qua siamo all'ingresso. Qua abbiamo la segreteria e la direzione. Ma adesso venite con me che vi porto a vedere delle aule. Adesso vi faccio vedere una delle nostre aule, Chesterton. Qua si sta svolgendo una lezione di matematica. Entriamo? Entriamo nella nostra biblioteca dove i ragazzi possono studiare in tranquillità. Qua abbiamo la nostra aula di realtà virtuale. Adesso si sta svolgendo una lezione. Andiamo a vedere. a vedere un'aula molto bella la nostra social space dove i ragazzi possono rilassarsi e stare insieme andiamo a vedere Un altro spazio nel nostro liceo è il laboratorio multiuso di chimica, fisica e biologia, utilizzato per attività ad hoc. Abbiamo visto diversi degli spazi che caratterizzano Everest Academy di Lugano, soprattutto all'interno. Dunque diamo una brevissima occhiata a quello che succede nel nostro piccolo cortile esterno, dove i ragazzi possono anche dare un po' più sfogo alle loro energie durante le pause. Oltre alla nostra social space, abbiamo anche uno spazio dove possono giocare a basket. Un canestro perfetto direi del nostro Sasha. E dunque, tornando ai nostri spazi. Eh, veramente sono, sono straordinari, perché lo spazio non può essere ripetitivo, noioso, deve essere pensato in funzione degli obiettivi, anche questa è innovazione. Ma girando per i nostri spazi, abbiamo cominciato a conoscere qualcuno dei nostri docenti. Abbiamo visto Giacomo prima nel coaching, abbiamo visto Federico Giuliani. Docenti di matematica e chimica, durante una lezione live, abbiamo seguito Natalie Moreno, docente di spagnolo nel tour e dunque, chi sono i volti degli adulti, dei docenti e non solo di Everest. Academy. Naturalmente, Marco Meschini e Alessandro Brugnoni, già li conoscete, direttore uno e co direttore, l'altro, voglio ricordare anche Alice Cambrosio, la nostra assistente di direzione, uno dei pilastri di Academy. Sappiamo tutti che senza una validissima, efficientissima segreteria le scuole non stanno in piedi. Bene, noi abbiamo il top di gamma anche in questo caso. E poi tutti gli altri, da Giacomo Volpi a Natalia Stojanova, Natalia Moreno, abbiamo già citata, Federico, Stefano Milioni, Roberto Catanuto, Pietro Ceccuzzi, Geremia Ciscato e Ambrogio Ghirimoldi, sono il team, eh, la squadra di Everest che portano avanti day by day il lavoro con i ragazzi e le nostre ragazze. Ehm, abbiamo voluto pubblicare proprio recentemente sul sito una gallery con i nostri volti e una brevissima bio per ciascuno perché riteniamo che sia veramente il momento di metterci la faccia. In questo momento così drammatico in cui ci mettiamo le maschere, cioè copriamo i volti, perdiamo di personalità, l'Academy ha deciso di dire noi siamo queste persone. Siamo noi gli adulti che ci facciamo carico di fare scuola. Anche se, naturalmente, poi il contributo di tutti i ragazzi e le ragazze è fondamentale, il clima lo si definisce insieme. Dunque, per chi volesse approfondire, rinvio al sito oppure a venire a trovarci in Academy, naturalmente. Ma se abbiamo parlato di docenti eh, adulti, eccetera, proviamo adesso a tornare in un'aula non tanto fisica come abbiamo fatto prima con il tour ma un'aula virtuale, nel senso a come può svolgersi una lezione tramite videoconferenza, eh, in particolare evidentemente in un caso di ipotetico lockdown, eh, grazie alle tecnologie che utilizziamo. E dunque abbiamo chiesto al professor eh, Geremia Ciscato di organizzare una piccola lezione di economia con i nostri studenti, con alcuni dei nostri studenti, e una cosa, come posso dire che tengo a sottolineare è che Jeremia Ciscato è il nostro docente junior, appena arrivato, al primo anno di esperienza, ma spero apprezzerete già la sua qualità. Teniamo conto che è un ex studente di Academy. È un'altra primizia di quest'anno, un nostro ragazzo dei primissimi anni di percorso, ha compiuto brillantemente tutto il tragitto della maturità federale, si è laureato in economia. Eh, qui all'Usi, all'Università della Svizzera Italiana, ed oggi è tornato sui banchi, sì, ma dall'altra parte per insegnare, condividendo anche la sua esperienza. Prego, Geremia. Buongiorno a tutti, ragazzi. Oggi andremo a fare una lezione sulla politica monetaria e in particolare parleremo della moneta. Quindi, lasciatemi prendere le slide. Eccole. Perfetto, cominciamo subito. Parliamo quindi, come abbiamo detto, di politica monetaria e nello specifico andremo a vedere cos'è la moneta. La moneta non è nient'altro che l'insieme di tutto ciò che in un dato paese, in un dato periodo, è accettato come mezzo di pagamento. Ciò significa che la moneta non è semplicemente la moneta da due franchi o da cinque o da un franco, quindi non è semplicemente la moneta metallica. In realtà nella moneta è inclusa anche le banconote e varie forme di deposito bancario. Ma quello che, che ci chiediamo è, la moneta è solo un semplice metodo di pagamento? In realtà no. La moneta svolge in totale ben tre funzioni, che sono, la prima funzione è quella di essere unità di conto. La seconda, quella di essere riserva di valore e la terza, appunto come dicevamo prima, mezzo di scambio, ovvero come, mezzo, come, come metodo di pagamento. Andiamo a vedere più nel dettaglio queste funzioni. Partiamo dalla prima, in particolare quindi dell'unità di conto. Cosa significa? Significa che la moneta ci permette di confrontare in maniera omogenea il valore di beni e servizi molto diversi tra loro. Prendiamo per esempio delle fette di pane che possono essere vendute a 2 franchi e un MacBook che può essere venduto a 1600. La moneta può, ci permette di quantificare, in questo caso in termini di franchi, il valore dei due beni, due beni che non c'entrano nulla l'uno con l'altro. In questo caso potremmo assumere che quelle fette di pane dovremmo averne 800 per poterci permettere il MacBook in questione perché appunto 2 per 800 fa 1600 questa è solo la prima funzione la seconda funzione è che la moneta ha riserva di valore ciò significa che consente di risparmiare una quota una parte del proprio reddito per poterlo spendere in futuro la terza e ultima funzione, ma non meno importante, è quella che è utile per effettuare uno scambio. Significa che possiamo utilizzarla come mezzo di pagamento per comprare ciò di cui abbiamo bisogno. Non siamo più nell'era del baratto in cui abbiamo il bisogno di scambiare un bene per un altro. La moneta ci permette di utilizzare, appunto, banconote. Eh, monete stesse fisiche, metalliche o con le, le carte bancarie, attraverso i depositi, di comprare determinati beni o servizi. Ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima! Bene, ecco come può svolgersi una lezione da remoto. E abbiamo voluto mostrare anche questa componente perché è immediatamente chiaro come conoscere non solo la tecnologia, ma avere i materiali giusti e la metodologia giusta per condividerli con gli studenti è fondamentale. Dunque anche nelle situazioni più drammatiche come il lockdown, Academy sa perfettamente cosa fare e come farlo. Eh, sono veramente lunghi mesi che io raccolgo testimonianze di difficoltà di ragazzi che vogliono studiare, ma che sono stati messi nelle condizioni di impossibilità allo studio. Penso che sia un elemento su cui vale la pena riflettere approfonditamente, sia da parte dei ragazzi, sia da parte delle famiglie. Su questo, naturalmente, il dialogo è aperto. E. Abbiamo parlato del coaching, della tradizione, dell'innovazione, del team. Veniamo a parlare adesso il, degli aspetti economici di Everest Academy. Sono tutti chiaramente pubblicati sul sito internet, ma è anche opportuno ricordarli in un momento come, come questo. Ehm, anzitutto distinguiamo tra la quota annuale di iscrizione, sono 1200 franchi all'anno, comprendono tra le molte altre cose anche la prima copia di tutti i materiali cartacei previsti dall'Academy, tutti i materiali online, naturalmente, digitali, l'iPad incomodato d'uso e molte altre cose che trovate appunto dettagliate sul sito. La componente invece retta mensilmente è di 1000 franchi. Tutto ciò eh, appunto include i materiali, il numero massimo di studenti di 12 per anno, questo è veramente veramente rilevante anche in termini proprio gestionali no? di budget di, una, di un istituto come il nostro, sono sicuro che qualunque genitore fa in fretta il rapporto no? tra quello che costa una scuola certamente costosa come la nostra, ma con tutta la qualità e la dedizione sul singolo che riusciamo a mettere. Eh, tutto il digitale, dicevamo, il coaching che è sempre incluso nella retta per un totale di 13.200 franchi all'anno. Quest'anno sono molto eh, lieto di poter annunciare una novità che guarda al, alla dimensione sociale, alle famiglie che sono più in difficoltà, perché la fondazione Everest Academy eh, Lugano, che sostiene, eh, che ha fondato la scuola e sostiene la scuola stessa, proprietaria dello stabile in cui lavoriamo, ha messo a disposizione due borse di studio per gli iscritti in prima a partire dal prossimo anno, quindi 2021-2022 per il quadriennio naturalmente successivo di studi. Parliamo di due borse, la prima al 100% della componente retta e la seconda al 50% della stessa, che significa che la quota annuale di 1200 franchi invece rimane a carico comunque delle famiglie. Per quanto riguarda la prima borsa di studio, si parla dunque di un totale sul quadriennio di ben 48.000 franchi, coperti dai nostri eh, benefattori che ringraziamo. Ringraziamo di cuore perché ci consentono di andare incontro alle famiglie più in difficoltà e eh, di 24.000 franchi per la seconda borsa di studio. Abbiamo pubblicato sul sito, nella sezione appunto informazioni e domande, eh, il bando di concorso. Chi fosse interessato è pregato di scaricarlo, leggerlo attentamente e sottoporre la candidatura seguendo tutte le indicazioni che sono precisamente riportate. Naturalmente l'ottenimento della borsa è subordinato a una serie di condizioni. Il merito scolastico, anzitutto, che bisogna dimostrare sia tra la terza e la quarta media, e poi eh, una serie di test nostri di Everest Academy, eh, e quindi interni. Il reddito familiare, che non può superare una certa soglia, e infine anche una dimensione di comportamento, quindi diciamo un profilo studente. Che abbia questi elementi assolutamente in ordine, naturalmente, sia per ottenere la borsa, sia poi per mantenerla nel tempo. L'impegno di fondazione, comunque, è chiaro nei termini che ho detto prima, e veramente ringraziamo i nostri benefattori ancora una volta perché ci consentono di andare incontro alle, alle risorse, eh, risorse capitale umano del nostro territorio, laddove però magari ci sia un po' più di difficoltà sul fronte economico e se abbiamo parlato di costi, di borse di studio, di territorio, beh, eh, ricordiamo almeno rapidamente quelli che sono alcuni dei nostri partner più eh, stretti con cui collaboriamo. Naturalmente ve ne sono anche altri, ma le relazioni più forti che vorrei citare oggi sono queste, in particolare ATED, ICT Ticino, grande associazione di appassionati e aziende, eccetera, di informatica e dintorni, con cui da anni, tra le altre cose, e sviluppiamo dei corsi di robotica extracurricolari rispetto all'academy ma comunque che integrano arricchiscono il nostro percorso eh, CCT eh, formazione linguistica che tra l'altro ha sede molto vicino a noi come è vicino a noi la signora Paola Jomain, con il suo Il Punto di Paola appunto che è eh, una realtà devo dire preziosa dedicata ai ragazzi con DSA e dunque c'è un dialogo fecondo quando ci fosse qualche caso Ehm, che eh, in, come direi, intercettiamo nel nostro, nel nostro percorso formativo. Ancora abbiamo relazioni eh, con la SUPSI, anche con USI, ma in particolare voglio sottolineare oggi con, con la SUPSI, con la fondazione celebre eh, sul territorio ticinese, la fondazione Nuovo Fiore in Africa e siamo ehm, membri, siamo associati alla Federazione delle Scuole Cattoliche eh, della Svizzera, tra è l'occasione anche per ricordare che la nostra impostazione, la nostra filosofia, diciamo così, di fondo è di ispirazione cristiana, cristiana cattolica, non siamo affiliati a nessun ordine o diocesi in particolare, ma certamente l'impronta educativa è quella e tutti la, la, la viviamo, la condividiamo in sconsfumature diverse. Dopodiché c'è molta libertà, moltissima libertà eh, internamente in Academy, quello che chiediamo è rispetto. Noi vediamo il mondo da questa prospettiva, chiediamo rispetto perché offriamo rispetto. Bene, ma eh, se questi sono i partner e eh, rispetto, conoscenza reciproca, eccetera, è giunto il momento di ascoltare alcune voci, di vedere alcuni volti dell'altra parte di, di Academy, cioè che non sono i docenti, i collaboratori che la, la, la fanno vivere day by day, ma per esempio di alcuni nostri... Eh, genitori. E dunque sono ehm, molto contento di poter invitare qui con me a, a parlare oggi eh, live con, con tutti voi la mamma di un nostro studente di ITAN, eh, la signora Antonella Dettori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno. <coughs> Scusatemi. Buongiorno. Molto bene, grazie. Voi, tutto bene? Ottimo. Bene. Allora. Eh, ho bisogno per devo fare una comunicazione tecnica alla regia mi perdoni Antonella se mi sì. date l'audio in uscita della signora Antonella penso si devono togliere le cuffie di Giacomo ecco eh, signora Antonella riesci a sentirmi io sì la sento bene perfetto la sento adesso attivamente anch'io ottimo allora come stai innanzitutto bene grazie ottimo ottimo però allora, anche lei ma devo dire sì, siamo al lavoro, stiamo, siamo qui. Sì. Me lo deve dire lei che sta, sta vedendo come sta andando dall'altra parte. Sta andando molto bene, sì. Sta funzionando. Beh, allora diciamo che se funziona sto bene anch'io. Ottimo. Ecco. Allora, prima domanda. ITAN, eh, il nostro IT, come lo soprannominiamo, sta frequentando attualmente la seconda eh, liceo. Sì. Com'è stato per Ethan, ovviamente dal suo punto di vista, il primo anno di frequenza? Allora, eh, beh, molto onestamente, allora, il primo anno eh, di Itan è cominciato un po' eh, claudicante, diciamo così. La, la, la differenza eh, sostanziale era nel distacco dei suoi vecchi compagni di scuola, eh, trovandosi in una dimensione eh, con del... del, del come dire, delle classi anche a numero ridotto rispetto a quello che è la normalità. Eh, quindi c'è stata un po' di fatica, devo dire la verità. La cosa è andata pian piano eh, migliorando, c'è stato comunque un crescendo. Eh, di fatto il primo anno è un anno possiamo definirlo ecco propedeutico quindi c'era una certa eh, come dire eh, mh, era difficile anche mettere assieme tutti gli allievi e tutte le varie, eh, come dire, eh, esperienze eh, precedenti, appunto, a Everest. Quindi c'è stato un po' questo, questo passaggio un po', eh, un po' più difficoltoso. Eh, detto questo, eh, come dire, appunto, eh, la situazione è andata migliorando pian piano. Eh, diciamo che la svolta c'è stata quando, purtroppo, c'è stato il lockdown. Quindi, dove, dove non era c'era il totale ehm, isolamento da, da parte, soprattutto per i ragazzi, no? dove i campetti da gioco erano chiusi, io parlo del basket perché l'Italia è un appassionato di basket, eh, piuttosto che anche i ritrovi, quindi i ragazzi si sono trovati di punto in bianco eh, isolati, eh, che non è una cosa facile, soprattutto a quell'età, da, da quello che ho potuto vedere. La fortuna è stata di essere appunto, di essendo un allievo di Everest, di non perdere neanche un giorno di scuola e il fatto di essere comunque obbligato. Tra virgolette obbligato, però comunque di seguire una routine quotidiana e avere il contatto seppur eh, in remoto, seppur eh, attraverso appunto un computer con i propri docenti e magari sentire e vedere i propri compagni di classe, ecco, questo ha dato una gran, una gran forza. Eh, Ethan, e soprattutto è lì che si è reso conto della, del valore della scuola che stava, che stava seguendo. E questo è stato, ecco, adesso ha cominciato il secondo anno in maniera, diciamo, buona, ecco, e con sicuramente uno spirito molto diverso e molto soddisfatto adesso. Bene, ma devo dire, la traiettoria è disegnata perfettamente, anche chi meglio della mamma può conoscere i propri figli. E tra l'altro aggiungo che IT viene da Mendrisio, dunque zona di Mendrisio, il che significa anche per il nostro territorio molto piccolo, oggettivamente su scala europea, mondiale, intendo. E per i ragazzi che vengono da fuori Lugano, la nostra sede in centro Lugano, c'è sempre un po' un salto, relazioni che si devono ridefinire, ridisegnare, lo, lo diceva molto bene lei prima, ma devo dire che eh, tutto questo poi diventa no, vita vissuta, grazie appunto all'accoglienza all di Academy. E a un certo punto emergono i valori quello che lei ha sottolineato la ringrazio molto è molto prezioso per noi io proprio tutti i nostri genitori e poi i ragazzi stessi naturalmente hanno capito il valore di non perdere i mesi di formazione di studio di apprendimento durante il lockdown e farlo nel migliore dei modi ehm, seconda domanda che so seconda domanda signora Antonella ehm, che feedback porta a casa o riceve insomma, da, da suo figlio eh, quando torna da scuola? Adesso non tutti i giorni, poi sappiamo che non sempre i ragazzi raccontano proprio, proprio tutti no, i parte. giorni, no? mi sembra che non sia sempre così. Ecco. Però insomma, che feedback ha portato a casa? Allora, io, io vorrei raccontare appunto un aneddoto per rispondere a questa, a questa domanda, che secondo me racchiude un po' lo spirito di Academy e soprattutto quello che si respira nelle aule. Eh, poco, poco, pochi giorni fa, una sera, durante la cena, stavamo ascoltando un po' il telegiornale. Itan e, e ha commentato una notizia eh, traendo spunto da una lezione di economia che aveva seguito. Probabilmente anche addirittura lo stesso giorno, no? e, Parlando proprio del professore, il nostro prof ci ha detto che, ecco, quindi eh, io credo che que è, questa, è questa la chiave vincente: no? quando i ragazzi, soprattutto a 16 anni, dove eh, sono un po' così, eh, riescono a fare il, il, il passaggio tra quello che studiano a scuola nella vita quotidiana. Ecco, per me quello è, è vincente. Ottimo, questo è veramente uno dei nostri obiettivi perché, ehm, altrimenti, come dire, il, la formazione che si sviluppa rimane un po' chiusa nelle aule. Ecco, diciamola così. Invece, poterla portare a casa, poterla reinterpretare alla luce di ciò che accade nel quotidiano è veramente una cosa molto bella e preziosa. Allora, l'ultima domanda, signor Antonella: ehm, qual è la sua esperienza? come genitore eh? quindi le chiediamo proprio di dirci la sua nella relazione con noi adulti con la scuola in generale come giudica lei Everest Academy? Allora eh... Detto tutto, cioè prendendo parte di quello che ho detto all'inizio, dove, dove il percorso di ITAN inizialmente è stato eh, non così evidente, io posso sicuramente eh, dare un feedback positivo eh, perché Everest, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda me e mio figlio, oltre ad offrire una preparazione mh, didattica d'eccellenza con professori eh, altamente qualificati e preparati, eh, mette proprio al centro eh, ogni singolo allievo per la sua unicità cercando di valorizzare le, le qualità e questo io trovo eh, che in una fascia d'età dai 15 ai 19 anni con il percorso liceale è un, un, un aspetto molto molto importante cioè, non da ultimo anche un gran supporto per i genitori eh, perché è, è, è un aiuto Beh, Antonella, eh, veramente grazie di cuore per quello che ha, che ha voluto condividere non solo con noi, ma con tutte le persone che ci stanno seguendo, devo dire sempre più numerose sui vari, sui vari canali, dal nostro sito a YouTube, Instagram, eh, LinkedIn, Facebook, eccetera, eccetera. Dunque, grazie di cuore, per noi è prezioso. Naturalmente, continuiamo poi il nostro dialogo quotidiano per ITAN e per la crescita di Academy. Grazie mille, grazie. Arrivederci, a, a presto. Arrivederci. Bene, rientriamo, rientriamo, diciamo così, in studio. Abbiamo ascoltato eh, la voce della mamma di, del nostro ita, della signora Antonella Dettori, e direi che anche è anche il momento di ascoltare invece un po' le voci e vedere alcuni volti dei nostri, dei nostri studenti. E abbiamo realizzato un piccolo video di testimonianze di quello che per loro, eh, per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, è Everest Academy Lugano, ed eccolo qui per voi. Ho scelto l'Everest perché qua ogni docente conosce il mio nome, perché mi sento protagonista. Siamo persone e non numeri. Ogni docente mi conosce per quello che sono davvero. E ci sono davvero dei docenti fighissimi. Ho scelto l'Everest perché qua abbiamo tutto. Libri. Alcol, le azioni interattive, la realtà virtuale e pure delle uscite extra scolastiche. Usciamo a cena, andiamo a giocare a bowling, facciamo di aver stracking, aver Insomma, è il top questo liceo. Ho scelto l'Everest perché qua mi sento a casa e cosa più importante, ho scelto l'Everest perché qua sono davvero felice. Beh, naturalmente nel momento in cui sentiamo queste parole così cariche, così, così dense veramente, eh, ci commuoviamo anche noi. Naturalmente è una sfida, una sfida di tutti i giorni, di ogni settimana, mese, di ogni anno e bisogna tutte le volte ripartire. Ed è quello che cerchiamo, che cerchiamo di fare qui in Everest Academy Lugano. Il mio racconto è terminato, è giunto il momento di dare, di dare spazio alle vostre, alle vostre domande. Vedo che ne sono già arrivate eh, diverse. e Cominciamo dunque dalla prima che mi arriva da Pit Lugano. Pit immagino sia una forse forse Pietro, non lo so. Ad ogni modo, grazie della domanda. Ben ritrovato. Buongiorno, è possibile inserire uno studente che ha già seguito, per esempio, per un anno lezioni in un'altra scuola. Eh, sì, assolutamente sì, è fattibile, abbiamo ingressi possibili, ovviamente anche ad anno in corso, in prima, in seconda più raramente, ma è comunque possibile in terza, mai in quarta per motivi anche tecnici che non sto qui a spiegare. Dunque, senz'altro sì, anzi colgo l'occasione di sottolineare che Academy ha appena introdotto nelle settimane appena, appena terminate ben due studenti che vengono da altre scuole. Evidentemente non si trovavano bene in quei contesti formativi e hanno optato per un cambio. Cambio che è ancora più radicale di chi entra eh, da in, in prima, naturalmente che viene dalla, dalla quarta media o comunque che entra in prima. Perché eh, ogni cambio, ogni passaggio per i ragazzi è decisivo, anche per le famiglie naturalmente. Quindi, senz'altro, è possibile. Abbiamo una procedura di assessment, quindi di valutazione per l'ingresso eh, in Academy e dunque ci consente anche di dire sì, si può eh, iniziare il percorso in quest'anno a queste condizioni, eccetera. Dunque sì, è assolutamente possibile. E continuo con la lettura delle vostre eh, delle vostre domande. Allora, per esempio mi chiede la signora Brigitta, buongiorno. Per quanto riguarda studenti di SA, ci sono particolari condizioni all'interno della scuola. Allora, non siamo specialisti di SA, di SA è una sigla che sta per disturbi specifici dell'apprendimento, per capirci di dislessia, discalculia eccetera. Eh, però, come dicevo prima, eh, da qualche tempo collaboriamo con la signora Paola Jomen ed è il punto di Paola che è invece appunto specializzata, dunque c'è un dialogo sia come supporto esterno rispetto ad Academy sia anche perché i nostri docenti imparino meglio a trattare queste situazioni eh, particolari. Aggiungo però che eh, molti aspetti propri di Academy che sono stati pensati non in vista di queste situazioni ma per la specificità di Academy funzionano molto bene anche appunto con ragazzi che hanno eh, queste caratteristiche. Le slide, evidentemente, di cui parlavo prima, l'accesso alla tecnologia digitale tramite l'iPad e tutti i software che sono disponibili sull'iPad, il modo in cui noi gestiamo tutto questo, dà un valore aggiunto a questi profili. Ce lo dicono i ragazzi, ce lo dicono le famiglie, ce lo dice anche la signora Paola Jomel, che è la specialista, eh, una delle specialiste, naturalmente, sul territorio per questo tipo di, ehm, di tematiche. Eh, bene. Vediamo se ci sono eventuali altre domande. Allora recupero, datemi un istante. Ecco qua. Allora, come funziona il processo di iscrizione? Domanda da fatta, sottoposta dal signor Jerry. Il processo di iscrizione, anche qui è tutto indicato sul sito, ma eh, lo sintetizzo in, in poche parole. E... Per entrare in Academy ci si candida ad entrare in Academy, il che significa che bisogna contattare la segreteria e fissare un primo eh, colloquio conoscitivo tra la famiglia e il ragazzo, la ragazza e la direzione. Questo incontro dura indicativamente un'ora, si entra nel merito delle aspettative delle particolarità del ragazzo e di Academy va da sé, e dopodiché se si è interessati, si continua con, questi, um, con queste nostre valutazioni, il processo di assessment a cui facevo riferimento poco fa. Che cosa sono? Sono di solito 6, 7, 8 incontri. Dipende molto se parliamo di un ragazzo che entra in prima, che viene dalla quarta media, o entra in un anno più avanzato, come chiedeva eh, un'altra persona poco fa. Più si va avanti, più bisogna allargare lo spettro di indagine. Dicevo, sono. Un certo numero di incontri con i docenti di riferimento che ci consentono di mappare e valutare tre aree fondamentali della persona del ragazzo o ragazza che abbiamo davanti: conoscenze e competenze attuali, soprattutto delle sue potenzialità. Abbiamo i nostri test, i nostri strumenti per valutare questo, e poi anche già inizia una prima forma di dialogo. Dunque gli assegni sono veramente molto preziosi perché consentono bidirezionalmente di avere un'idea sufficientemente precisa di cosa vuol dire essere studente di Academy e studente per l'Academy. Questa procedura, dicevo dopo il primo colloquio, di solito si articola su dieci giorni, due settimane, dipende molto dalle disponibilità di orario, eh, qui bisogna, come posso dire, eh, incrociare, fasare le... Eh, le le agende di tutti gli attori coinvolti, dopodiché c'è un nuovo incontro in direzione per la restituzione degli assessment, cioè Academy dettagliatamente eh, dà allo studente e alla famiglia il quadro che si è fatto eh, del ragazzo o della ragazza. In sintesi diamo una luce ehm, rossa ai noi se riteniamo che non sia possibile continuare eh, il discorso e questo porta un'interruzione, evidentemente della relazione, eh, in certi casi eh, diamo dei suggerimenti, dei consigli per gli studi appunto superiori. Eh, se la luce è verde, le famiglie sono ancora totalmente libere di eh, iscrivere o meno il, il ragazzo in, in Academy, eh, se la luce fosse gialla vorrebbe dire sì, si può iscrivere a certe condizioni quello che è molto importante da sapere è che la decisione proprio viene valutata ponderata per avere un grado di possibilità più chiara, più ampia possibile per fare il nostro percorso che è un percorso impegnativo di maturità federale lo dicevamo prima il top possibile in Svizzera ma con tutte le condizioni migliori per poterlo fare dunque chi fosse interessato vi invito a prendere contatto il prima possibile con Alice Cambrosio, la nostra segretaria di cui parlavo prima, per fissare i primi incontri. Per tante ragioni, anche perché stiamo vedendo molte cose, ma poi toccare con mano è, è senz'altro diverso e poi ricordiamoci che i nostri posti sono limitati. Le iscrizioni per l'anno prossimo sono già cominciate, abbiamo già diversi iscritti e quest'anno, è un'informazione che ha un aspetto positivo, ma anche degli aspetti negativi, l'Academy ha dovuto non accogliere. Eh, presso di noi, ben tre ragazzi, perché i nostri posti erano finiti. Purtroppo erano terminati. Dunque, chi fosse interessato, lo invito ad eh, non affrettarsi, ma comunque a fare i passi necessari il prima possibile. Vedo altre domande. Eh, dunque, mi chiedono dei soggiorni all'estero. Eh, L'Academy fino all'anno scorso proponeva diversi soggiorni all'estero. È una, è una realtà molto bella di Academy che la Fondazione ha spinto e promosso con un impegno economico, devo dire, molto significativo eh, in questi eh, negli anni passati, con le iscrizioni per il 2021-22, e 2022, questo tipo di offerta non è più prevista. Naturalmente stiamo facendo tesoro di tutta l'esperienza accumulata in questi anni. Per esempio, proporremo delle soluzioni estive. Per i nostri studenti e studentesse e soprattutto abbiamo introdotto da, già da quest'anno qui in realtà per altri motivi cioè per la questione covid che non si poteva viaggiare una, una nuova modalità di apprendimento delle lingue cioè delle settimane di full immersion non sto a dettagliare il loro funzionamento hanno avuto comunque un ottimo riscontro eh, per dire che Academy continuerà a dare forza al settore linguistico perché lo riteniamo veramente un, un aspetto importante della formazione dei nostri ragazzi in prospettiva soprattutto futura. Eh, vedo vedo un'altra domanda legata un po' sempre alla questione eh, linguistica, il livello, eh, qual è il livello delle lingue straniere quando finiscono in quarta? Allora, dipende dalle lingue, nel senso che abbiamo diversi obiettivi in base alla, a come vengono programmati per la maturità federale, comunque di solito diciamo che la media è tra il C1 e anche qualcosa sopra. Quindi a un livello molto avanzato eh, di conoscenza linguistica, scritta e parlata naturalmente. Ehm... Mi chiedono ancora come organizziamo gli orientamenti per le università. Allora, come ho presto detto, abbiamo diversi strumenti. Il primo è, eh, come si dice, partecipare alle porte aperte, appunto, di orientamento organizzate sul territorio, in particolare, cito, cito questo caso, perché la domanda è proprio sulle università, evidentemente esistono anche altre, in realtà non specificamente universitarie, eh, per le, le scuole dopo le superiori. Eh, parlo dell'Usi, l'Università svizzera italiana, che eh, ciclicamente organizza queste porte aperte dove vengono non solo mostrate le facoltà, i percorsi dell'Usi, ma soprattutto di, della maggior parte delle università svizzere e qualche anche internazionale, il che significa che basta andare a poche centinaia di metri da qui, ehm, in via Buffi, appunto, dove, dove via la sede principale dell'università, per poter visionare un po' tutte queste realtà. Eh, personalizziamo anche visite a università, per esempio Friborgo o Zurigo e così via, ma eh, abbiamo anche un altro strumento che è quello di invitare presso Academy alcuni eh, studenti oppure anche adulti professionisti, dunque, dei, dei vari settori, che raccontino la loro esperienza sia di studio, ma poi soprattutto professionale ai nostri ragazzi. Per avere un ventaglio non solo teorico aperto, quindi eh, brochure, informazioni, ma anche esperienze di vita vissuta per eh, immaginare in maniera sempre più precisa il loro, eh, il loro futuro, vedo se non erro un'ultima domanda. I tre motivi per quali dovremmo scegliere Everest direi che sono quelli che abbiamo già eh, detto prima. Naturalmente, una formazione solida, solidissima, una fusione di tradizione e innovazione. Io sono, sono uno storico. Per anni e anni mi sono occupato di pergamene medievali, perché poi la mia specializzazione era quella della storia medievale, crociate, papato, eresie, cattedrali, argomenti bellissimi. E per me la tradizione è fondamentale. Il libro, la carta, la penna. Ma noi siamo nel ventunesimo secolo. Gli impianti strutturali di studio della maggior parte delle scuole, adesso parlo del mio ordine di riferimento, nel senso del, dei licei, è strutturato su schemi che sono letteralmente del secolo scorso, ma dove dico secolo dovrei dire del millennio scorso, visto che siamo oltre che nel nuovo secolo anche nel nuovo millennio. Noi dobbiamo non solo portare avanti la tradizione, ma anche e soprattutto innovare, perché il mondo intorno a noi è cambiato. Allora, o si perpetuano schemi che sempre di più diventano stanti, diciamo, autoreferenziali, oppure si affronta la sfida di un mondo complessissimo come il nostro, dove un algoritmo ti, ti, ti rintraccia in un attimo e tu non sai dove girarti. Con i ragazzi in antropologia stiamo... stiamo Stiamo vedendo una serie di filmati discutendo di cos'è un social media, come è nato Facebook, che cos'è che, cos che pensano coloro che ci danno in pasto tutta la stessa tecnologia che stiamo utilizzando con la competenza necessaria. Cioè non basta essere consumatori, bisogna essere interpreti di quello che accade. Forse basta questo come risposta. Ma voglio aggiungere un altro elemento siamo tutti disorientati e non solo dal covid ma appunto da un mondo che pone a Homo sapiens a noi delle sfide che vent'anni fa non cento, vent'anni fa erano inconcepibili Inconce noi voliamo, voliamo gli uomini si sono messi i jetpack sul sulla schiena e volano, tipo Iron Man esistono, basta cercarli su su YouTube voliamo ora il disorientamento che questo genera in tutti, e in particolare nei più vulnerabili, i ragazzi, è fortissimo. Allora, avere intorno persone che sanno dialogare con te, aiutarti a leggere la realtà, io penso che sia un valore aggiunto assoluto. assoluto. Eh, dalla regia, intanto mi dicono che ci sono altre domande per noi. La signora Lucrezia, buongiorno, buongiorno a lei. Da quanti anni portati i ragazzi alla maturità federale quanti ragazzi non riescono a superare gli esami? Allora, mi è nata nel 2011, dunque, quattro anni dopo, anzi, scusate, tre anni dopo abbiamo cominciato gli esami a Locarno, perché gli esami si svolgono a Locarno. E, ehm, come si dice? E poi i, eh, il quarto anno diciamo completa il ciclo degli esami, come dicevo. E da lì in poi abbiamo accumulato esperienza. Tra l'altro. Academy ha digitalizzato tutti gli esami degli anni passati appunto, che si sono svolti a Locarno, quindi i nostri sono preparati esattamente sul profilo corretto degli esami che dovranno affrontare a, um, alla fine del ciclo di, dei, degli studi. E l'altra domanda, quanti ragazzi non riescono a superare gli esami? Academy è una scuola giovane per certi aspetti o andiamo verso i 10 anni, quindi decidete voi quanto giovane o quanto oramai esperta. Chiaramente siamo andati in crescendo, abbiamo dovuto fare anche noi le nostre esperienze, oggi, oggi esistono delle fatiche, naturalmente qualcuno che magari deve fare un quinto anno per recuperare eh, il percorso non fatto, ma oramai parliamo di percentuali assolutamente, assolutamente sotto controllo e molto ridotte. Quindi parliamo di un, per, di un 10% di un ragazzo o due nei casi peggiori. E teniamo conto che in ogni, in ogni eh, fatica, in ogni inciampo di percorso, non ci sono solo fattori didattici, diciamo, quindi formativi, ma spesso e volentieri anche eh, di, ehm, di, eh, di percorso privato, personale. Ecco, Quindi eh, la domanda è giustissima, lo capisco molto bene, anche no? non solo da direttore, ma anche da genitore, però è vero che quando un ragazzo ha bisogno del quinto anno per terminare gli studi spesso e volentieri non è tanto una questione didattica, ma sono fattori esterni che hanno condizionato il suo percorso. Anche su quello noi ci siamo, noi non li abbandoniamo e eh, per noi vuol dire di nuovo personalizzare, perché il quinto anno non è una ripetizione meccanica di quello che c'è in Academia, ma è una nuova forma di personalizzazione che significa di dialogo diretto e interpersonale. E quindi finché eh, è possibile noi... Eh, lo facciamo perché vogliamo il successo dei nostri ragazzi. Bene, ehm, mi chiedono un'altra domanda se organizziamo anche lezioni di recupero o private e allora direi che è proprio giunto il, il momento di ehm, vedere insieme un'ultima piccola novità. Intanto ringraziandovi delle vostre domande, spero di aver risposto e comunque... Sono, siamo a disposizione per tutte le vostre domande che vorrete farci via telefono, via mail e naturalmente venendoci a trovare in presenza, che è veramente importantissimo. Dicevo, siamo, siamo in chiusura, le domande le abbiamo esaurite o meglio ci agganciamo a quest'ultima domanda per presentare un'ultima eh, novità di Everest Academy Lugano che introduco, presento rapidamente ora, ma che sarà lanciata eh, con più dettagli nei prossimi, nei prossimi mesi. E sto parlando di Everest Academy Lugano Campo Base. Parliamo di eh, lezioni uno a uno con i nostri docenti, cioè docenti top disponibili sul, eh, nel nostro contesto, e a chi si rivolge. Naturalmente anche a, normalmente a ragazzi delle superiori. Abbiamo regolarmente studenti di altre scuole che eh, vengono in Academy a, ehm, a studiare magari appunto per qualche materia, ma si rivolge anche e soprattutto a pubblici terzi, per esempio ragazzi delle medie e, come dettaglierò eh, in futuro, anche adulti. Di quali argomenti si tratta, di quali materie, naturalmente tutto il comparto linguistico, in particolare italiano, tedesco, inglese e spagnolo, ricordo che tra l'altro abbiamo diversi madrelingua e questo è molto significativo proprio per le lingue, ma poi il comparto eh, matematico non va dimenticato matematica, fisica, chimica, biologia sono tutte materie che conosciamo veramente approfonditamente e anche in questo caso aiutiamo studenti di altre scuole, altri percorsi per recuperare o comunque aumentare il loro livello di preparazione. Come dicevo di campo base parleremo ehm, ancora eh, in futuro in un altro evento che vogliamo organizzare ad hoc però per il momento fondamentalmente è tutto, il nostro open day naturalmente con qualche sempre eh, così inciampo di, in diretta che eh, rende anche più mosso, più, più vivo, no? diciamo così, il nostro, il nostro lavoro di, in questo tipo di eventi, il nostro bene ormai si è concluso. Io voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguito su tutti i nostri canali, ma soprattutto vorrei salutarvi con un'ultima ultima cosa. Abbiamo mostrato immagini, video. Abbiamo ascoltato e letto parole. Abbiamo provato a condividere ciò che è Academy, ciò che è per tutti noi Academy, interni, esterni, genitori, studenti, docenti e così via. Io quello che ci tengo a dire in chiusura è che non sono solo promesse, ma è una realtà. Buona giornata a tutti.